giugno 1946. Si vota. Per la prima volta nella storia del nostro paese vanno a votare anche le donne. Le donne hanno già ottenuto il diritto di voto in Finlandia, Norvegia, Islanda, Inghilterra e in molti altri paesi dell'America Latina come Brasile e Argentina. Il 2 giugno 1946 tocca finalmente anche alle italiane. Anche lei vota? Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. Nadia Spano, classe 1916, una delle pochissime donne nominate nella consulta nazionale che tra i compiti aveva anche quello di preparare le elezioni, ricorda così quella prima volta delle donne. L'emozione nel votare. Di fronte ai seggi le donne si raccoglievano e aspettavano pazienti il loro turno. Nella cabina stavano molto a lungo perché bisognava votare le due schede, la scheda per il referendum e la scheda per l'assemblea costituente. E io ricordo l'impressione e l'emozione anche, una volta votato, nel mettere la scheda dentro l'urna. Era qualche cosa, era una conquista, era un cambiamento della vita. L'abbiamo sentita così. La campagna elettorale si pone prima di tutto come un referendum. L'Italia sarà una monarchia o una repubblica?